Oltre 1 miliardo di euro è il fatturato medio annuo generato dall'agriturismo, uno dei pochi settori a non aver sentito la crisi degli ultimi anni. È su questo dato che ad Arezzo Fiere e Congressi ha preso il via l'edizione numero 12 di Agri e Tour, il salone nazionale dell'agriturismo e dell'agricoltura multifunzionale che fino al 17 di novembre raccoglierà il meglio dell'offerta e della domanda del settore. Sì, è uno dei pochi settori anche all'interno del mondo del turismo che ancora funziona e infatti ha segni positivi. Tra l'altro l'agriturismo è, diciamo che lo troviamo in Toscana in maniera particolare, sono 20.000 le aziende agrituristiche in tutta Italia e quindi questo ormai è diventato l'evento di riferimento sia a livello nazionale ma addirittura internazionale per promuovere il settore dell'agriturismo. Tra i mercati emergenti presenti in forma diretta ad AgriTour, la Cina, la Russia, l'Argentina e il Brasile, mentre tornerebbe a crescere l'interesse di uno dei paesi di riferimento, la Germania. Tornando a casa nostra, invece, in provincia di Arezzo sono 500 le strutture agrituristiche, 80 delle quali offrono anche il servizio di ristorazione. Tra le novità della fiera di quest'anno, lo spazio dedicato al cicloturismo con Ciclotour e quello invece dedicato al country life con AgriLife. Confermate le aree dedicate al mondo delle fattorie didattiche con AgriTour Bimbi, all'apicoltura con ApiTour e quella dedicata alle energie da fonti rinnovabili. Alle spalle di questo signore che si chiama, mi dicono, il Pelle, no? Il Pelle, mi conoscono tutti per il Pelle. Ecco, lei è di Alberoro, alle sue spalle vediamo un esemplare di razza Large White. Sì, Large White. Quanti mesi ha? 16 mesi. Deve crescere ancora, dice? Ancora, sì, questo è nel pieno, per lavorare non si forza troppo il vitto perché si vengono svilti e più lavorano meglio. Senta, lei insomma vedo che ha i capelli bianchi, quindi non gli chiedo l'età, però insomma sicuramente ha l'esperienza. No, glielo dico io, ho 79 anni, ringraziando Dio. E vedo che ha ancora tanta voglia insomma di lavorare. La passione. Ecco. In tempi di crisi economica in cui insomma pagare magari, brutto da dirlo davanti a lui, ma insomma una fetta di prosciutto, qualche euro in più, come si riesce ecco, a mantenersi sul mercato nonostante appunto la crisi economica e anche le offerte della grande distribuzione e tutto? Anche noi produttori mi aggiustassi secondo il mondo, quando il mondo va male mi ha soffrire tutti, però chi se ne intende a comprare della roba non buona e ne prende il doppio, spende uguale e ne prende una e la mangia tutta. A me mi capita mangiare in giro essendo ti dicono guarda oggi c'è indovinato perché c'è due braciole e ne paghi una, io dissi come funziona, siccome sono produttore mi porti una braciola fatta bene e ne pago una, non me ne frega niente, non ne voglio due. Siamo con Carlo all'interno qui della fabbrica del cioccolato ad AgriTour, insomma ti vediamo lavorare questa meraviglia, che cos'è? Sì, stiamo facendo dei piccoli stampi a forma di cucchiaino per far degustare alla gente e la nostra presenza qua ad AgriTour appunto è dovuta al fatto che si sposa molto bene con il discorso agriturismo e artigianale. Perciò dobbiamo esasperare il più possibile il discorso artigianale della lavorazione. Non giustamente, insomma, ogni artigiano ha il suo stand e quindi porta diciamo, in fiera quelle che sono le sue specialità, però ecco, volete dare questo messaggio proprio anche di unità all'interno proprio del settore artigianale? Sì, perché bisogna fare un po' quadrato, bisogna un attimino lasciare da parte le eventuali rivalità lavorative chiaramente. Se non fai quadrato a livello associativo è difficile da solo spuntarla in questi momenti, ecco.